Ciao a tutti ragazzi, come state gente? Diciamo che un fan molto curioso ha fatto una bella scoperta che riguarda Avengers Endgame, Doctor Strange e l'occhio di Agamotto. Sigla. Mulan. Io sono Likes. The Channel. Avengers Endgame, per chi non lo sapesse, è già in giro dal 14 agosto in digitale e dal 4 settembre in DVD e Blu-ray. Quelli siamo noi in Italia. I fan d'oltreoceano hanno già in mano questo materiale da tempo e possono guardare, stoppare, tornare indietro e riguardare fino alla sazietà questo film. I cinefumettari hanno, diciamo, finalmente avuto l'opportunità di visionare il film in modo più dettagliato. Alcuni temerari cercano indizi sul futuro dell'universo cinematografico Marvel. Altri invece desiderano semplicemente scovare riferimenti a film precedenti. Il fatto curioso è che uno spettatore fortunato è riuscito nell'impresa. No, non quella di trovare riferimenti ad altri film dell'MCU, no. È riuscito a trovare un errore. È riuscito a scoprire qualcosa che sicuramente nessun altro nerd aveva visto. Nella battaglia finale di Endgame, proprio quando i supereroi che persero la vita fanno un ritorno dopo lo schiocco maledetto, si può notare Doctor Strange che indossa ancora l'occhio di Agamotto, ed è proprio qui che lo stalker di Blu-ray ha trovato la svista, poiché la collana fu distrutta da Thanos durante lo scontro su Titano, per l'esattezza nel film Infinity War del 2018. Già in Captain Marvel era apparso un bel tra virgolette errore di continuity, quando a metà film si scopre che il Tesseract era custodito sulla base spaziale Kree. La base spaziale di Marvel. Ma in che modo ci è finito quel benedetto Tesseract Into the Space a metà degli anni 90 poi? Bene, a mio avviso questo errore qua di Strange è un po' meno grave, però... però il dottore Strange apparirà poi nelle scene successive. Tuttavia non ci sarà alcuna traccia della collana del delitto. Indipendentemente ragazzi che si sia trattato di un grosso errore di Cumberbatch o del team di produzione, la cosa importante è che l'errore c'è, è proprio lì a farci un po' capire che i Russo Brothers sono fatti di carne ed ossa. Ma è una cosa impossibile da notare. Dovresti spararti il film frame per frame. Sarebbe troppo complicato per chiunque notare un dettaglio così, boh. Ma ecco a voi la schermattata condivisa, lo screenshot condiviso da IGN. Sentitevi fortunati, oh amati Skrull. Gioite, gioite per questo errore. Gioite perché in questo canale sarà l'unico posto in cui lo vedrete. Sarei pronto a scommettere che nella versione successiva di questo Blu-ray quest'occhio di Agamotto non ci sarà più. Sparirà come... per magia. Eh già, oggi c'è la magia dei visual effects e non dovrebbero avere troppi problemi per eliminare l'oggetto. Quindi, come ho già detto prima, gioite! Non escludiamo che una futura edizione del film banni completamente l'occhio in 4:48. Ah, Strange, Strange. Nessuno scommetteva su Strange, su questo personaggio. Il suo film sottovalutato. La sua birra infinita sottovalutata. I suoi occhi di Agamotti tolti dalle scene. Vi ricordo ragazzi che la prossima avventura del personaggio, intitolata Doctor Strange in the Multiverse of Madness, arriverà il 7 maggio 2021. Tenetevi pronti, sarà uno dei film della fase 4 tra il cast Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e poi basta. Per ora Elizabeth. Eh sì, stregami, pazza furiosa. La vogliamo pazza, bella rossa e bella pazza in questo film. Ciao, è tutto per oggi, non dimenticarti di lasciare la tua opinione nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e guarda, folle. Se sei nuovo da queste parti, iscriviti al canale e non dimenticarti di attivare la campanella.
contenuti extra del Blu-ray saranno in memoria di Stan Lee, i film makers e il cast rendono omaggio a Stan Lee, la scelta del protagonista, il provino di Robert Downey Jr., un uomo fuori dal tempo, la creazione di Captain America, vedova nera a qualunque costo, wherever it takes, i fratelli Russo, il viaggio verso Avengers Endgame, le donne dell'MCU, le donne del Marvel Cinematic Universe, fratello Thor, il suo aspetto è cambiato, ma il suo eroismo rimane quello di sempre. 6 scene eliminate, un'epica collezione di esilaranti gag, introduzione visionaria e, come no, il commento audio da parte dei registi Anthony e Joe Russo. Io cercherò di mettervi il link del Blu-ray e DVD su Amazon, ovviamente per chi lo volesse.